Leggiamo insieme in Esodo capitolo 3 dal 2 al 5. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè. Ed egli rispose, eccomi. Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. E nel versetto 10, or dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Accomodatevi pure. Signore, ti chiedo di benedire questa meditazione, aiutarci a calarla nel nostro cuore, Signore, come tesoro prezioso che tu sai dare, nel nome tuo santo, il benedetto in eterno. Amen. Io sapete che uso a mettere dei titoli alle meditazioni un po' per ricordarmi. Allora, questa meditazione la vorrei chiamare Abbiamo bisogno di potenza, di energia. Meditavo questo passo che tutti voi ricordate molto bene, in cui questo pruno è preso da questo fuoco e non si consuma. Mosè è lì vicino, lo vede, preso dalla curiosità, si avvicina perché vuol vedere come mai non si consuma. E mi viene in mente un pochettino quanto oggi l'umanità sia distratta, no? Guardiamo tante cose, chissà se tutti ci saremmo così fermati a vedere una cosa del genere. Però Mosè si ferma e guarda. E qui dice l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco. E Dio lo chiama, gli dice Mosè, Mosè. E gli rispose eccomi. Dio disse non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. E gli dà un incarico. L'incarico è vai, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mamma mia che incarico. Lui che aveva vissuto gli ultimi anni fuggendo dall'Egitto, abitando col suocero nel deserto, lui che riceve questo incarico direttamente dal Signore Gesù. Mamma mia che responsabilità. E questo è un incarico grandissimo, perché Dio si era scelto un popolo per testimoniare in tutte le nazioni la sua potenza, la sua legge, la sua perfezione. E che cosa succede? Che Mosè, nei passi successivi, esprime tutti i suoi dubbi. Gli dice, ma io non sono adatto, io sono debole, io non so parlare. E vi ricorderete cosa gli rispose. Sono io che ho creato la bocca, io che ho creato l'udito, so io fare quello che devo fare. Amen? Ecco. Questo è un passo fondamentale per capire l'inizio del popolo di Israele, come si è formato e quindi che grande incarico ha avuto. L'angelo del Signore, la parola di Dio, chi è? Gesù. Gesù. L'angelo del Signore. E vedete, se avrete modo di studiare nel Vecchio Testamento, quante volte l'angelo del Signore interviene e dà degli incarichi o dà delle prescrizioni. Noi vediamo Gesù in questo momento, la fiamma che diciamo investe il pruno, che parla direttamente a Mosè e gli dà un incarico. Un incarico che riempie tutto il Vecchio Testamento, perché poi ci sono le leggi, c'è il cammino del popolo di Israele, le cadute del popolo di Israele, ma gli ammonimenti rimangono validi anche per noi. Amen. Poi Gesù si fa carne e la parola divenne carne,
Giovanni capitolo 1, era carne ed è, lo leggiamo esattamente com'è, il versetto. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. E Gesù è venuto, si è fatto carne e ora tu che ascolti, che forse l'hai sentito anche dalla storia di questi giorni, Gesù si è fatto carne per manifestarsi a tutte le genti. È vero? Bene. E in Atti 1, dal 3 all'8, quello che la sorella ci ha fatto leggere, c'è il perfezionamento di quello che era cominciato già a suo tempo lì al pruno. Atti 1, 3, 8, ai quali anche dopo che ebbe sofferto, ai quali sono gli apostoli, si presentò vivente con molte prove, quindi fece vedere tante cose ai suoi discepoli, facendosi vedere da loro per 40 giorni. E anche qui ci dice l'apostolo Luca che ha scritto, dice quanti giorni è stato dopo la crocifissione, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro, qui c'è un ordine, diciamo bene, c'è un ordine loro, di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse, avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati nello Spirito Santo, fra non molti giorni. E il versetto 8, che è un po' la chiave del nostro messaggio, è: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Dette queste cose mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendole, lo sottrasse ai loro sguardi. Alleluia! Vedete il compimento nella parola di Dio, ecco perché la parola di Dio bisogna leggerla tutta, dalla Genesi fino all'Apocalisse, perché ogni pagina si riempie della gloria e degli obiettivi che ha Gesù nel suo popolo. Prima aveva dato l'incarico a Mosè di scegliere un popolo, di portarselo via dalla schiavitù, e a quel popolo aveva dato tante leggi, tante prescrizioni. Questo popolo non era riuscito però con la sua forza ad essere ubbidiente appieno. E allora che cosa succede? Che dà la possibilità a tutte le genti che credono di diventare figlioli di Dio. Questo è il grande miracolo della salvezza. Ma non basta. Gli apostoli, i discepoli erano rimasti frastornati da quello che era successo. Lui era andato sulla croce, era risuscitato e sta con loro 40 giorni. Questi 40 giorni chissà quante cose si sono detti, chissà quanti sguardi hanno fatto. Mi viene in mente l'ultimo capitolo di Giovanni quando parla Gesù e gli dice Simon Pietro, no? Mi ami tu? E glielo chiede 3 volte. E lui si sentirà talmente a disagio dopo averlo rinnegato. È vero? Perché quando sei stato con un amico tanto tempo e poi dici che non lo conosci, non è bello. È vero? E infatti io mi sono segnato in 3 Vangeli quello che ha provato Pietro. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi e gli dissero, non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse, non lo sono. E da capo lo negò e subito il gallo cantò, questo in Giovanni. In Marco è scritto, e si abbandonò al pianto, quindi era proprio
sconvolto da questa situazione. In Luca è scritto: il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. Perché ho portato l'esempio di Pietro, fratelli e sorelle? Chi ha un po' più di esperienza nella fede sa già dove voglio arrivare, però voglio chiedere a voi di riflettere su quello che già sappiamo. Pietro rappresenta il credente, la persona normale, con le sue paure, con i suoi dubbi, con le sue ansie. Potremmo essere chiunque di noi, Pietro, perché quando vedi che qualcuno sta per farti del male, hai paura. La paura è una cosa normale. E allora perché è necessario che Gesù ci dica: devi stare a Gerusalemme finché non hai compiuto la promessa che ti ho fatto? Perché se tu non realizzi completamente l'immersione che ti dà il battesimo nello Spirito Santo, non riesci a godere di quella potenza. Sapete perché ci chiamiamo cristiani evangelici pentecostali? Cristiani perché seguiamo Cristo. Amen. E se non lo stiamo seguendo, da questo giorno cominciamo. Evangelici perché l'Evangelo della Buona Novella l'abbiamo preso e ci fa riferimento tutti i giorni della nostra vita. Quindi non ci alziamo la mattina e diciamo: vado come mi pare. No, voglio seguire quello che Gesù ha detto. Pentecostali perché da quel giorno della festa di Pentecoste, da quel giorno, è cominciata una cosa gloriosa: il battesimo nello Spirito Santo. Alleluia! Allora, amico, amica che ascolti, che forse non sai che cos'è il battesimo nello Spirito Santo, non te ne hanno parlato, oppure la religione ufficiale te ne ha parlato in una maniera vaga. Il battesimo dello Spirito Santo è un ordine che ha dato il Signore Gesù. Molte volte ci accontentiamo di aver ascoltato il Signore, siamo stati toccati, piangiamo, siamo nati di nuovo perché il Signore agisce nel nostro cuore. La nuova nascita avviene perché il Signore ha bussato alla porta e noi abbiamo aperto. Poi, ben felici di questo, accettiamo il Signore, facciamo il patto nelle acque battesimali, che è un suo ordine, anche quello. Poi improvvisamente ci fermiamo, andiamo avanti così a forza di inerzia. E qui sbagliamo. E qui, Chiesa del Signore, sbagliamo. Allora, quello che io vorrei condividere con voi e che la sorella ha sottolineato è quella che voi riceverete potenza. Non possiamo andare avanti con le nostre forze, fratelli. E lo vediamo tutti i giorni, perché le notizie non è che sono tanto belle. La nostra vita è sempre più difficile, abbiamo bisogno di potenza. E secondo voi chi ce la dà la potenza? Quindi, Chiesa del Signore, oggi, senza dire tante cose nuove, basta ubbidire a quello che Gesù ci ha detto. Egli ordinò loro di non allontanarsi. Potevano andare subito a dire: ma noi abbiamo visto il Maestro, ma noi, sai, ci ha raccontato tante cose. No, gli ha detto: voi dovete attendere l'attuazione della promessa. E allora, fratello e sorella, che hai accettato Gesù, ma non hai ancora ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, che vuol dire immersione totale nella sua potenza, nella sua gloria, nella sua forza, che non è solo il parlare in altre lingue, quello è l'evidenza. Molti si fermano: ho parlato in altre lingue. No, hai bisogno, come io, ho bisogno di potenza. E allora, fratello e sorella, cosa vogliamo quest'anno dal Signore? Io ho il desiderio di potenza, perché senza la sua potenza non riesco a vedere i bisogni nella Chiesa, non riesco a capire i bisogni nella mia vita, non riesco a vedere niente, perché sono un uomo. E come Pietro
rischio anche di fare degli errori, di rinnegare, non dico rinnegare, ma di cadere. Lo stesso Pietro, dopo il battesimo, vediamo che diventa tutta un'altra persona. E nel capitolo 2, versetto 14, ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro: uomini di Giudea, voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, ascoltate attentamente le mie parole. Mamma mia, era tutto un altro Pietro, non era quel Pietro, diciamo, pauroso, che vicino a quelle guardie diceva: io non lo conosco. E io non, guai a giudicare Pietro, forse avrei detto le stesse cose, perché quando non sei riempito di potenza, quando non hai lo Spirito Santo in te che ti guida, sei un uomo come gli altri, soggetto alle paure come gli altri. L'uomo è fallace, l'abbiamo visto da Caino in giù, anzi da Adamo ed Eva, che non hanno ubbidito. Quindi, fratello e sorella, oggi noi dobbiamo cominciare a vedere gli ordini che ci ha dato il Signore. Alcuni obietteranno: ma sai, io vedo anche tanti battezzati nello Spirito Santo che non è che siano così, diciamo, forti, oppure che vivono una vita, diciamo, guidata dal Signore. Certo, perché se tu non stai sempre in comunione col Signore, con la santificazione, che è la separazione dalle cose del mondo, se poi cerchi le cose del mondo dopo che sei stato bene col Signore, è logico che quella il Signore non violenta nessuno, bussa. Lo Spirito Santo non violenta nessuno, non forza nessuno, bussa. E questo mi riempie di gioia. Perché la fede che noi abbiamo nel Signore Gesù è la fede di un Dio di amore, un Dio che opera, un Dio che ti ama. Se ti dice di aspettare, fratello e sorella, cerca questa promessa con tutto il cuore. Io mi ricordo quando ero piccolino, mamma e papà, poi si ricorda che fratello Walter, che è uno degli anziani della nostra chiesa, eravamo lì a cercare il battesimo nello Spirito Santo con tutto noi stessi. E finché non si era battezzati, stavamo lì. La Chiesa, eravamo in via Calatafimi, tutti a cercare il battesimo nello Spirito Santo, perché volevamo quella potenza e oggi la vogliamo. Amen? Perché la vogliamo? Per essere pronti alle difficoltà che vengono e che verranno. Come facciamo a combattere contro uno che è legato da spiriti immondi? E secondo voi non ci sono i legati in questo momento? Come facciamo a intercedere per una guarigione finché uno non viene guarito? Ma soprattutto, come facciamo ad affrontare tutti i nostri pensieri e cacciarli se non c'è la potenza dello Spirito Santo? Ma soprattutto Gesù ce l'ha ordinato, mica è una cosa così. Gesù lo sapeva che noi siamo deboli. Da quel momento della Pentecoste, gli undici che erano rimasti hanno cominciato a testimoniare, prima in Gerusalemme, poi in Samaria, poi in tutte le altre regioni della terra. E quando questo Evangelo della grazia sarà diffuso in tutto il mondo, verrà la fine. Quindi, fratello e sorella, finché l'Evangelo non è annunciato a tutti, e vogliamo farlo con potenza, c'è un canto che dice: con potenza vien Signor, è vero? Noi vogliamo quella promessa. Fratello e sorella, che sei stato battezzato, vuoi un rinnovamento di quella potenza che hai avuto quel giorno? Amico, amica che non hai accettato Gesù, vuoi accettare Gesù e avere il battesimo nello Spirito Santo oggi? Fratello e sorella che ancora non hai fatto questa esperienza, vuoi che preghiamo per te perché il Signore ti battezzi? Perché, fratello e sorella, la potenza, l'energia è nella sua natura delle cose. Se voi vedete, basta spegnere l'interruttore e non abbiamo più le luci, non abbiamo più il riscaldamento, i nostri telefonini non vanno,
E questo nell'ambiente fisico. Provate a immaginare l'ambiente spirituale. Se noi non siamo in comunione come vuole il Signore, come facciamo a realizzare le vittorie che Lui vuole? L'angelo del Signore si manifestò nel pruno con questo fuoco, no? E già vedete il collegamento con le lingue di fuoco quando scese la Pentecoste, no? Perché poi andando avanti con il passo, tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Da quel momento una gioia invase i loro cuori, un temperamento diverso, una decisione diversa, tant'è vero che dicevano: ma noi non possiamo stare senza comunicare questo agli altri, quello che diceva il fratello Rosata, che ha testimoniato. Fratello e sorella, non possiamo fare come vogliamo, dobbiamo fare come dice la parola di Dio. Se il Signore ha detto questo, e lì comincia la vita della Chiesa, dobbiamo cercare questa esperienza. Il battesimo nello Spirito Santo è un ordine, non è un'opzione. Non ho sentito a me, forse... Sapete perché i movimenti diventano poi delle religioni? Perché non si muovono più guidati dallo Spirito Santo. Se guardate la storia dei movimenti evangelici durante e la storia della Chiesa, quando la Chiesa ha cominciato a sedersi, a fare le sue tradizioni, a fare le sue abitudini, senza essere guidata, riempita dallo Spirito Santo, è diventata una cosa religiosa, che non attira neanche più. Noi abbiamo bisogno di predicare l'Evangelo che salva con potenza. Abbiamo bisogno di predicare il Signore a coloro che sono ammalati perché il Signore li liberi. Abbiamo bisogno di dire: Gesù ritorna con potenza, perché sennò sembra una frase fatta. Gesù ritorna, ha ragione la sorella quando lo dice, ma non perché lo diciamo noi, perché lo stiamo aspettando. Quindi quest'anno, nel 2022, fratello e sorella, potrebbe essere l'anno della partenza. E allora la tua fiaccola, la mia fiaccola, vogliamo che sia accesa, vogliamo che il mondo veda che c'è questa fiammella. E allora, se sei stanco, scoraggiato, e vi invito a alzarvi in piedi, questa mattina lasciamo la nostra vita ai piedi della croce. Diciamo: Signore, mi sono stancato della mia umanità, non combino niente con la mia umanità, con la mia fisicità. Voglio fare qualcosa con la tua potenza che mi libera dai miei legami, dai miei pensieri brutti, perché tu mi dai potenza. Erano 120 sull'alto solaio, stavano solo ubbidendo a quello che Gesù aveva detto. Vuoi che non fossero scoraggiati, che il maestro non c'era più? Ma hanno ubbidito, sono stati lì finché è arrivata la promessa. Alleluia! E Giovanni, mentre battezzava, lo diceva: io vi battezzo in acqua per il battesimo di ravvedimento. E ci vuole il battesimo di ravvedimento, ma verrà uno che io non sono degno di sciogliere i calzari e i piedi, che vi battezzerà con lo Spirito Santo. Alleluia. E battizzo dal greco vuol dire immersione. Vogliamo essere immersi dallo Spirito Santo. Amen. Ci siamo stancati di una religiosità che non ci appartiene, non appartiene alla Chiesa evangelica. Noi vogliamo essere veramente discepoli di Cristo. Vogliamo essere pieni della sua potenza. E allora sì che l'energia che viene dall'alto, quella del pruno che non finisce finché non lo dice Dio, quella è l'energia, la potenza che si trasmette nei secoli. Amen. Alleluia. Senza la potenza dall'alto non pensiamo di resistere alle tentazioni e alle prove che potrebbero arrivare. Senza la potenza dall'alto. Io invece voglio che chiudiamo gli occhi e
pensiamo, Signore, tu ci hai dato tutto, ci hai dato la tua vita, hai pagato il prezzo sulla croce della nostra salvezza, ci hai dato lo Spirito Santo, addirittura il battesimo, lo Spirito Santo e i tuoi doni. Signore, non vogliamo venire meno, non vogliamo dire di no a quello che tu ci hai già dato. E siamo qui per chiederti un rinnovamento per chi è stato battezzato e un battesimo vero a tutti coloro che non l'hanno ricevuto. Nel nome di Gesù. Alleluia.